Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Chris75, siamo qui per uno svuota la spesa del Carrefour. Sì, no, dai, come no, ragazze belle, buon lunedì. Jayla che aspetta come una statua, lo faccio vedere, la statuetta. Tutto il video, sale, non si muove ragazze, perché lui sa che poi dopo riceverà i biscottini. Ma quanto è bello. Vabbè, iniziamo ragazze. Allora, inizio a tirare fuori la roba, così vi racconto. Ho speso 170 euro anche oggi, cosa ve lo dico a fare? Ormai lo sapete tutte. Bene o male, è quella la cifra. E a fine settimana sono andata avanti a sistemare gli armadi. Qua ha piovuto, ho continuato a piovere. Ah, oggi no, oggi sì. Infatti, vedere il sole, ragazzi, a volte ti lascia. Quando stanno 2 o 3 giorni che piove, che poi vedi il sole, vedi tutto più bello. Dai, dai, su via. E iniziamo con le cosine. Allora, minestrone, così metto via le cose nel congelatore. Minestrone che ce l'abbiamo mercoledì sera. Le verdure che gliele preparo per stasera, che mangio stasera la carne, allora gli faccio le verdure con la carne, che io sono in farmacia. Peperoni, due hamburger che sono veramente buoni, questi qua di vitello, e li mangiamo la domenica sera con le patate. Poi, l'orato ho preso questa volta, sì, guardavo di aver preso giusto. Ne ho prese due che ce l'abbiamo domani sera questa. La carne per Matteo stasera, che faccio che lasciargliela fuori, non la metto neanche via. Il salmone invece che ce l'abbiamo venerdì. Poi ho preso un pezzo di grana perché l'avevo proprio finito e io ne vado molto ghiotta. E poi questi qua ce li teniamo per la domenica. Infatti io ho detto con Matteo la domenica a colazione ci mangiamo un pezzo. Così anche lui è contento. Ho pulito tutti gli elettrodomestici, questo fine settimana ho fatto il congelatore, ho fatto il microonde, la lavastoviglie, la friggitrice, tutto. Infatti guardate, super vuoto e pulitissimo, c'è solo dentro il mio pesce. La carne la metto nel frigo. Anche il frigorifero, guardate, guardate un po' che pulizia, ma va là, che roba, la Cristina. Lasciate fare dalla Cristina voi. Qua non si gioca con le, non si pettinano le bambole. Chi è che lo diceva sempre? Ma c'era qualcuno che diceva sempre, non si pettinano le bambole. Vabbè, non me lo ricordo più. Andiamo avanti, un'altra borsona, ma borsona, pesante perché c'è dentro l'olio e il latte, lo straccio che ho usato per asciugare. Aspettate che tiro fuori tutto perché sennò si schiaccia. Si schiaccia tutto, ragazzi. Pane, così lo metto nel suo sacchetto. Pomodori, beh, li schiaccia. No, non si sono schiacciati. Pensavo di averli schiacciati. La scheda nuova per i punti perché oggi ho preso quello per il sapone. Adesso poi ve lo faccio vedere. Così mi manca ancora da prenderne uno per il sapone. E un asciugamano con il cambio e va, se riesco, non è che sto a diventare matta. Tra l'altro me ne ha dati la mia vicina di casa, me ne hanno dati tutti. Allora, ho preso l'olio, 8,50 euro. Pane, ne ho presi 20 panini, che sono la quantità che basta per tutta la settimana, sia per me che per il Mati. Poi 1 litro di latte, ho preso quello intero. Limoni, banane. Arance che mi sembrano ancora decenti, l'insalatina che la faccio sicuramente o domani a pranzo o mercoledì, vediamo. Due di pomodori datterini, così almeno ce li ho, e dei kiwi che anche questi qua li metto insieme alle mele così finiscono di maturare bene. Poi d'altro cosa vi devo raccontare? Cosa vi devo raccontare? Ah, stasera ho il corso, questa settimana la live riesco a farla perché il corso ce l'ho stasera. E mi trovo benissimo, tra l'altro, perché ti danno veramente dei buoni consigli. Ci sono stati di questi giorni che ero magari un po' giù di morale, così mi sono serviti ragazzi per i consigli. Ah, vi voglio far vedere come sta bene l'arancione dentro negli armadi, guardate un po' che carini. Questo ho messo, vedete, la plastichina. Solo che adesso mi manca ancora, devo prenderne ancora un pezzo.
Solo che non c'ho voglia di andare oggi, tanto non lo faccio oggi, dunque non vado di certo a sbattermi al negozio a comprarli. Andrò o domani, mercoledì, tanto sarà un lavoro che finisco di fare sabato e domenica. Tra l'altro, questi giorni è anche la festa della donna. Ho visto che c'erano le mimose e mi è venuto in mente. Ma io la dimentico sempre, come la festa del papà. La festa della donna, la festa della donna lo so perché poi gli ultimi giorni vedo le cose in giro. Perché vedo le cose in giro? Perché sennò me le dimentico. Come anche quella della mamma, eh. Dimentico anche quella. Questo, se non trovo due panini da qualche parte, così almeno. Perché questo sacchetto qua per mettere nel congelatore è comodissimo, ragazzi, perché non sporca. Perché questi sacchettini un po' la polverina del pane la lasciano andare. E non mi piace. Tanto stasera pane non ne ha. Stasera ha le verdure, la carne e le patate. Ciao, stasera. Dopo poi gliela preparo. Tra l'altro ieri la Stefi mi ha mandato la foto del frigorifero che ha preso la Stefi di Genova. Bello ragazzi, bello bello. Molto molto bello. Ho visto di tirare fuori le cosine. Vediamo di non far danni con i lamponi e i mirtilli. Che vi ricordate l'anno scorso che strage che avevo fatto? Ne avevo fatto andare da tutte le parti. Oh! Ne avevo trovati ancora dopo qualche giorno. Questa è per me oggi da mangiare, la pizzetta. Questo è il coso del sapone, poi ve lo faccio vedere con calma. Questa candela che è strabuona, l'unica, Le altre non hanno questo profumo, questa è veramente buona. E sono stessa marca, però ve le faccio vedere così, piano piano. Guardate la statua, sempre al solito posto, non si è mossa, non dà segno, sembra finto. Lì ogni tanto chiude gli occhi. Adesso ho finito il video, ti do i biscottini, amore? Finisco qua. E niente, allora vi ho detto le pizzette, questo è il mio pranzo di oggi. Poi ho preso del caffè. Allora c'era Lavazza che in offerta che ti dava anche qualche punto in più sulla tessera. E allora l'ho preso, che questo è veramente buono, intenso al 9. Buono. E poi ho preso questo che è stra buono. Espresso Palermo. Mamma, se è buono, ragazze. Buonissimo. Il dosatore, vediamo com'è del sapone, che è così. È in plastica, ma va benissimo. Bello, bello, bello. Molto bello. Sì, mi piace, perché ne voglio tenere uno qua in cucina per il sapone dei piatti e uno di là in bagno, perché quello che è in bagno non mi piace, ragazzi. Non mi piace, dunque quello lo metto lì. Poi ho preso la bresaola e due di prosciutto cotto, i triangolini, quelli ai legumi, che fanno anche bene, aglio, peperoncino per il maki, perché io proprio l'aglio sì, ma il peperoncino no. Poi questi che sono già la quantità giusta, praticamente uno ce l'ha con la minestra mercoledì. Poi biscottini per il gatto, due gialli e uno verde. Il pane, quello che mangio io, le fette che mi piacciono a me. Due di mirtilli, uno di lampone e uno di fragole, che domani sera faccio la macedonia. Poi il ragù che ce l'abbiamo la domenica a pranzo, e così per 2 domeniche sono a posto. E il pesto che ce l'abbiamo domani a pranzo, così per 2 martedì sono a posto. Poi il tonno, questa volta c'era questo, quello della Mare Blu in offerta, l'ho preso in vetro, che è buonissimo. Le caramelline che piacciono anche al Mati. Poi barrette, questa settimana ho preso. Vabbè, queste della Carrefour che mi piacciono a me, che sono alla frutta, sono veramente buone. Poi per il mate gli ho preso questo qua, mandorle, miele e semi, e quest'altra qua invece che è mandorle, cioccolato e latte. E tra l'altro venerdì ho la visita della nutrizionista. La candela, vi dicevo, questa qui è strabuona, solo che la profumazione che si sente, l'unica, è questa qua. Perché io qua ne ho una in cucina, i frutti di bosco, non si sente. Di là in sala ne ho una, anche lei mi sembra il frutticolo, non si sente. Questa invece, mamma, se si sente, ha la vaniglia, buonissima. E poi ho preso di nuovo la camomilla, questa qua, che gli piace tantissimo al mate. Infatti mi ha detto, mamma, la bevo dopo 10 minuti mi addormento. Bene, e allora, tac.
E basta ragazzi, vi ho fatto vedere tutto, ho ripreso un'altra tessera che mi servirà, mi ha dato un po' di punti, sì, 2, 4, 6, 8 punti ho ricevuto, ho speso, vi ho detto, 172 e c'erano dentro due buoni, no, non mi servono, nessuno dei due. E basta ragazzi, adesso quanto siamo? A 907 punti, bene, così poi posso di nuovo togliere, poi vado a sistemare i punti. Questa gliela metto in stanza al mare, che l'ha quasi finita. L'altro cosa vi devo raccontare? Sto pensando se ho altre cose da raccontarvi che mi dimentico. Se riesco il prossimo fine settimana vorrei, però vorrei, non è detto che poi sia vera, riuscire anche a lavare i vetri, perché così sono a posto anche per Natale, per Pasqua, che ormai stiamo arrivandoci. Vediamo cosa riesco a fare. Comunque niente, poi tanto noi ci vediamo mercoledì nella live. Mi sembra che stamattina dovrebbe essere uscito il video quello dei prodotti finiti, perché l'avevo fatto ieri, però ora che si carica, certe volte mi fa un po' tribolare a caricare. E basta ragazzi, metto via la spesa, poi faccio due cose in casa e poi riparto che vado su in farmacia. Vi voglio bene, vi ringrazio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!